Avanti e aperto. A porte aperte. A porte aperte. A porte aperte. Una produzione RC News Caffè Italia. Tu forse non lo sai, ma io oggi mi sento addosso i panni di Pierino La Peste. Buongiorno. Buongiorno. Così, cioè, senza colpo ferire. Sì, lo dico a te, cara Filippa, e lo dico agli ascoltatori di Caffè Italia, che sono ignari del perché io mi stia presentando in questo modo. Filippa, come stai? Bene, 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 sto bene. Poi bene. Quando sono con te a porte aperte sto sempre bene. Ok, porte aperte, aria fresca e primaverile che entra. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Filippa Dolce. E da Dario Albertini. Caffè Italia e RC News insieme per questa prima coproduzione nella quale abbiamo cominciato la scorsa volta a parlare di comunicazione. Abbiamo intenzione di continuare a farlo per diverse puntate, se non per tutte. Oggi lo faremo in maniera diversa. Oggi affronteremo, così poi capirete il perché e anche tu, Filippa, capirai. Ho detto che io sono un po' il Pierino della situazione. Oggi affronteremo un tema delicato, è vero? Sì, l'abbiamo però anche accennato volta scorsa, non è proprio una big surprise, come dicono quelli bravi. Volta scorsa hai fatto accenno a questo tema. Sì, ho parlato della comunicazione relativamente a quelle malattie complicate, diciamo così. Non voglio spoilerare ciò che tu poi dirai, ai tempi del Covid, quando alcune patologie hanno dovuto cedere il passo nel loro essere affrontate quello che è stato il sovraffollamento degli ospedali e quindi una priorità che si è imposta rispetto a quella che per tanti aveva invece un significato vitale. Giusto, Filippa? Sì, è giusto, però c'è anche un altro tema che bisogna affrontare, che ci sono delle malattie al di là, insomma, del palcoscenico. È bruttissimo, sembra cinico il modo in cui mi sto esprimendo, però insomma si fa a capisse, come si dice, no? Al di là del fatto che il Covid ha tolto il palcoscenico a molte cose e ha tolto l'opportunità di cura, e questo è ben più grave del palcoscenico, a molte malattie, ci sono comunque delle malattie che risentono di una non sufficiente comunicazione, anche se poi qui bisognerebbe aprire una parentesi molto ampia ancora sulla comunicazione. Si potrebbe parlare non so per quante altre puntate, perché non sono soltanto le malattie a non goderne di una efficace comunicazione, sono molti gli ambiti in cui la comunicazione fa difetto, ma questo è un altro discorso. E tra queste malattie non so se tu vuoi che entri immediatamente nel merito, Dario. Me oui. Ecco, fra queste patologie c'è il tumore ovarico. Perché ne vogliamo parlare? Perché l'8 di maggio prossimo è la giornata mondiale del tumore ovarico. È una giornata mondiale che è stata istituita 10 anni fa, quindi ogni anno si ritorna a parlare di questa patologia e lo si fa anche attraverso ACTO, che è una realtà, è l'alleanza contro il tumore ovarico, che esiste dal 2010 ed è la prima e unica rete nazionale di associazioni di pazienti e al servizio delle donne che sono colpite appunto da questo tipo di tumore. C'è un'associazione nazionale, ci sono 7 associazioni regionali, ma c'è un sito sul quale si può andare, che è www.actoitalia.org, e lì troverete tutte le informazioni. D'altro canto anche sui nostri canali, sia sul sito di Caffè Italia Radio sia su quello di RC News, vi metteremo insomma il link al sito, in modo tale che se volete approfondire questo argomento siete nella possibilità di farlo. Quindi, per entrare nel merito, giusto 2 numeri, Dario, se sei d'accordo, sono numeri molto importanti. Vai pure.
Ogni anno nel mondo sono 300.000 le donne che ricevono una diagnosi di tumore ovarico, 184.000 muoiono a causa di questa neoplasia e delle 760.000 donne che nel mondo convivono a livello mondiale appunto con la malattia, meno della metà non sopravvive a 5 anni, quindi è una panoramica molto molto, molto triste. Per parlarne abbiamo intercettato Emanuela Bellet, la dottoressa Emanuela Bellet, che è vicepresidente nazionale di APTO, alla quale ho fatto qualche domanda. Prima fra tutte, quali sono i sintomi? Perché se uno non riconosce i sintomi non può andare neanche a fare una adeguata prevenzione. Quindi se tu sei d'accordo possiamo mandare l'intervista. L'intervista la manderemo nel terzo e quarto blocco, si dice così in gergo, perdonate. Okay. Ogni tanto scivolo nel tecnicismo e avremo modo quindi di ascoltare la dottoressa Bellet in compagnia di Filippa. E allora qualcuno di voi, e forse anche tu Filippa, ti starai chiedendo perché io ho esordito dicendo che oggi sarò un po' il Pierino. Sembra dissonante, no? Tu che ne dici? Ma dissonante non lo so, conoscendoci non penso che sia dissonante, assolutamente in linea con la porta aperta e soprattutto con Dario e Filippo, questa apparente dissonanza. Allora sì, innanzitutto perché apro e chiudo velocissimamente la parentesi personale, io sono figlio di una mamma che nel lontano 1973 ha dovuto attraversare questo tunnel. Altri tempi, la ricerca non era al punto al quale è arrivata oggi, l'aspettativa di vita non era quella attuale, la mia mamma non ce l'ho più, però ho avuto la fortuna di goderla fino a 7 anni fa, quindi do un messaggio positivo, mi sento di dare un messaggio positivo proprio da figlio, visto che i tempi sono cambiati. E poi perché sarò in qualche modo dissonante, ma più che Pierino la peste sarò un'allegra maschera, la maschera quella che accompagna gli spettatori nelle platee dei teatri, una volta anche al cinema, perché proprio per dare una pennellata di leggerezza e positività io vi porterò al cinema e comincerò, cara Filippa, a farlo proprio dopo la prima pausa, non per parlare esattamente di tumore, ma per dipingere uno scenario di riscatto dalla malattia, dalla quale si possa essere direttamente o indirettamente colpiti. Cosa ne pensi? Che bisogna ricordare che le mascherine al cinema vanno ancora indossate, anche se siamo oltre il 1° maggio. Ecco, la prima cosa che mi viene amici... da dire, sono contenta di andare al cinema comunque. Anch'io. Amici di Caffè Italia e di RC News, avrete capito che vi aspetta una puntata veramente particolare. Uso nuovamente il termine, in qualche modo dissonante, ma tutt'altro che pesante. Con Filippa Dolce e Dario Albertini. A porte aperte, ripartiamo fra 3 minuti. Caffè Italia Radio. Thank you.
A porte aperte. A porte aperte. A porte aperte. Su Caffè Italia con Filippa Dolce. E Dario Albertini, io sono pronta per entrare al cinema, Dario, cioè tu m'hai distratta con sta storia. Cioè, io c'ho una domanda. Prego. Allora, la mascherina, sì. Ma tu lo sai che io non vado al cinema da prima del lockdown e quindi non so bene come funzionano adesso le cose. Quindi la mascherina, sebbene dal 1° maggio molte delle restrizioni non ci sono più, va comunque indossata all'interno dei cinema, così come all'interno dei teatri, ma al cinema è possibile mangiare patatine e popcorn? Oppure per via del fatto che si deve togliere la mascherina non si può mangiare queste robe? La risposta ufficiale è non lo so. Okay. E quindi lancio proprio un appello ai nostri ascoltatori: dateci conforto se potete, scriveteci, anche se non prenderete nota adesso, troverete tutto nella descrizione del podcast, caffeitaliaradio@gmail.com oppure redazione@radiocomitalia.news. E come dice Filippa, il tempo per prendere nota non ve l'ho dato, ok? Però vabbè, ma tanto lo scriviamo. Esatto. Ma chi è che si ferma lì a prendere nota? Aspetta. Allora, cara Filippa, io vengo dalla radio anni 70, dove le cose si dicevano, sono vecchiotto, no? Le cose si dicevano, la internet non c'era, chi mai? Tu pensa se la nostra Barbara Marchand, che salutiamo, avrebbe mai potuto... Avrebbe il mio titolo, anche il tuo, avrebbe mai potuto dire troverete l'indirizzo nella descrizione del podcast. Lì c'era Rai, Radio Televisione Italiana, via Asiago 10, o la prendevi, e non c'era niente da fare. L'unica... C'erano dei numeri facilissimi da ricordare. Sì, il telefono, cioè se no dovevi ripetergli, e quando finalmente le persone riuscivano a prendere, no, perché anch'io sono un po' vecchiotta del mestiere, non sembra, ma li ho, e sul gruppone, come si dice. Allora, quando poi prendevano, non so se ti è capitato, Dario, quando poi finalmente riuscivano a prendere nota del numero, riuscivano chiamare, la prima cosa che dicevano e ti rimproveravano per averlo detto troppo velocemente e che ci avevano messo non so quante puntate per prendere tutto il numero per intero. È una cosa bellissima, mamma mia, paleolitico. E così abbiamo ricordato Mamma Rai. Tu parlavi dei numeri di telefono. C'è ancora, sì. Mi pare ci sia ancora qualcosa del genere, chiamate Roma 3131, uno dei pilastri della radiofonia di Stato, come si diceva una volta. Allora, cara Filippa, al cinema non lo so se possiamo ancora sgranocchiare, ma io sul divano, patatine, popcorn e ogni altro genere di sgranocchiabile non ho mai smesso di portarmeli, durante, anche tu? Sì, assolutamente. E allora mettiti comoda, ti prego non prendere un sacchetto di patatine, perché io voglio parlare di cinema con te e con gli ascoltatori di A Porte Aperte. Ascolteremo fra 7 minuti circa l'intervista che tu hai già realizzato, diciamolo trasparentemente, per esigenze d'agenda l'hai registrata tu in anticipo nella redazione di RC News, ok? Giusto? Sì, sì, sì. Perfetto, perché potete capire, cari amici, che incastrare le agende di professionisti impegnati poi alla vigilia di una giornata particolare è cosa abbastanza difficile. Diciamo che di malattia, ma non solo e non tanto di malattia, ma dei risvolti anche commoventi, vogliamo dire, dell'aspetto del riscatto che si ottiene in qualche modo vivendo direttamente o indirettamente a una malattia, il cinema si è occupato più volte. E cara Filippa, ti chiedo, tu Nemiche Amiche lo hai visto? No. Ah. Mea culpa. Allora, Nemiche Amiche... Pensato, Dario, che fosse un film triste e quindi non ho mai voluto vederlo. Allora,
Un pacchetto di fazzolettini di carta a portata di mano può essere utile, ma questo film del 1998, diretto da Chris Columbus, ha visto due grandissime attrici lavorare insieme, sto parlando di Susan Sarandon e Julia Roberts, nei panni di... È il classico esempio di famiglia allargata. C'è un primo matrimonio che finisce e c'è un lui, in questo caso, che si costruisce una nuova vita con una nuova compagna. E quindi scattano quelle dinamiche, purtroppo ben note, di... contesa per i figli, o oh mamma mia, i miei figli piacerà o non piacerà la compagna del mio nuovo marito, quale sarà il mio ruolo, e quindi c'è questa presenza che all'inizio del film, siccome anche tu non l'hai visto, io non voglio spoilerarlo, anche se passa ricorrentemente, adesso arriva l'estate, quindi sicuramente su qualche rete lo rivedremo, non spoilererò tutta la trama, però ecco che nella vita di questa mamma di due figli, un ragazzino e una ragazzina, c'è questa presenza, la seconda compagna di lui, e dopodiché la scoperta di un tumore da cui non si uscirà. Purtroppo le conseguenze sono già previste, non saranno positive. E metto proprio la lampada, la spot, il riflettore sulla figura dei bambini. Bambini che non fanno mai una scelta, cara Filippa. Sai che ci sono queste dinamiche, no? Due figli, uno vuole stare con la mamma, l'altro vuole stare col papà, o tutte e due parteggiano per l'uno o per l'altro. In questo caso no, l'arrivo di Julia Roberts, uso per semplicità i nomi delle due protagoniste, l'arrivo di Julia Roberts, del personaggio interpretato da Julia Roberts, nella vita di quello interpretato da Susan Sarandon, nonostante l'iniziale inevitabile forse conflittualità, scusate, segna una transizione, un passaggio inizialmente dai toni accesi e che lentamente si stempera fino a sbocciare in un rapporto di amicizia, il tutto a beneficio di questi due ragazzini che avranno modo, ho visto, e se non avete visto il film vi dico vedetelo, hanno potuto ballare e cantare sul letto utilizzando due spazzole per capelli come finti microfoni in compagnia della mamma e trovare conforto proprio in un passaggio di consegne finalmente in dolore, finalmente in piena armonia con colei la quale poi non si sarebbe mai sostituita alla figura della loro mamma, ma avrebbe raccolto prima i cocci di questi ragazzi e poi li avrebbe lentamente rimessi insieme. Ti ho fatto venire voglia di vederlo? Assolutamente, ma mi fa pensare anche dietro a questo film, al di là della malattia, al di là delle famiglie allargate, c'è anche un grandissimo quadro che si apre sulla panoramica delle relazioni nel mondo del femminile. Sembrano due donne estremamente intelligenti e il mondo del femminile è un mondo che va scrutato bene, potrebbe essere una possibile argomento per una prossima puntata. Infatti, lo dico in chiusura di questi minuti, perché ora andiamo, come si dice in gergo, a nero, dopodiché il microfono a te per l'intervista. Nella prossima puntata, non ditelo in giro, parleremo di amore e quindi parleremo delle relazioni uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, parleremo dell'amore, la comunicazione nell'amore, ma adesso ve lo sussurro soltanto, Filippa, andiamo in pausa? Pausa? A fra poco. Dopo la pausa, l'intervista di Filippa Dolce alla dottoressa Emanuela Bellet, parleremo di tumore ovarico e continueremo poi insieme qui a Porta Aperta, a fra poco.
Caffè Italia Radio. Porte aperte. A porte aperte. A porte aperte. Bentrovati da Filippa Dolce. Come preannunciato nello scorso appuntamento insieme a Dario Albertini, l'appuntamento con A Porte Aperte, quest'oggi avremmo dedicato appunto la puntata al tumore ovarico, perché si avvicina una giornata importante per la prevenzione e la cura di questo problema che probabilmente non è conosciuto ai più, ma che purtroppo è molto diffuso. Il tumore ovarico è la più grave neoplasia ginecologica. A livello mondiale rappresenta l'ottava causa di morte tra la popolazione femminile. Per parlarne insieme a me quest'oggi la dottoressa Emanuela Bellet, vicepresidente ACTO nazionale, Alleanza contro il tumore ovarico, alla quale do il benvenuto. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Buongiorno, grazie. Grazie di questa opportunità. Grazie a lei per averci accolto, insomma noi siamo a porte aperte, accogliamo noi, ma l'accoglienza è reciproca. Prima di tutto io vorrei chiederle, dottoressa, che cos'è ACTO e che cos'è il tumore ovarico? Allora, ACTO, come ha ben detto lei, è l'associazione Alleanza contro il tumore ovarico. Io sono la vicepresidente nazionale, però l'ACTO è particolare nel senso che raggruppa poi, oltre all'ACTO nazionale, fanno parte della rete ACTO altre regioni, cioè autonome, però all'interno della nostra federazione. Quindi abbiamo l'ACTO nazionale con la sede a Milano, abbiamo l'ACTO Puglia, abbiamo l'ACTO Piemonte, l'ACTO Campania, l'ACTO Lombardia, l'ACTO Toscana e l'ACTO
tutto Sicilia, proprio per supportare sia a livello nazionale, ma poi in termini più peculiari a livello regionale, fare informazione, per il nostro scopo principale è quello di informare su questo tumore, che è uno dei tumori ginecologici più nefasti, che causa appunto tantissime morti all'anno, e soprattutto perché generalmente la diagnosi viene fatta quando il tumore è in uno stadio avanzato. Quindi il nostro scopo principale associazione è quello di fare informazione e in qualche modo agevolare la prevenzione, e quindi facciamo tutta una serie di attività, di campagne, di supporto, quindi di brochure informative, e siamo chiaramente collegati anche alle associazioni a livello europeo e mondiale, l'Engage che è l'associazione a livello europeo e l'World Ovarian Cancer che è l'associazione a livello mondiale, proprio perché queste campagne ognuno le fa differenziate a seconda dei paesi dove si vive, però cioè, è un messaggio che va a livello mondiale, proprio quello di cercare di fare informazione e prevenzione, perché ancora oggi, nonostante noi ci siamo dal 2010, perché l'ACT è stata fondata nel 2010, comunque c'è ancora bisogno di fare ulteriore informazione, anche perché questa è una malattia che nel tempo adesso si è anche un po' in qualche modo evoluta, nel senso che sono state scoperte tante nuove varianti a livello genetico, tante mutazioni. A proposito di questo, la interrompo un attimo, dottoressa Bellet, sì. Ma come ci si accorge quali sono i sintomi, quali sono i campanelli d'allarme, insomma, del tumore ovarico? Allora, per spiegare questo, dico, io sono una paziente affetta da tumore ovarico, quindi è questo la mia mission anche dentro l'ACT, è proprio quella di fare ancora di più informazione, avendola vissuta e vivendola sulla mia pelle da 10 anni. Sono dei sintomi difficili da riconoscere. Chiaro che anche oggi, col senno di poi, alcuni sintomi poi erano dei campanelli d'allarme, ma sono difficili, sì. Perché di solito si ha un gonfiore all'addome, magari il bisogno frequente di urinare, un senso di sazietà anche quando magari si ha mangiato pochissimo o si è quasi a digiuno. Però purtroppo questi sintomi tante volte sono sintomi che magari possono essere causati anche da delle banali gastriti, certo, o coliti. Quindi la prima, generalmente se ci si rivolge magari al medico di famiglia, piuttosto che tante volte questi sintomi non vengono subito riconosciuti. Però bisogna fare molto attenzione a questi sintomi, perché sono più persistenti, cioè veramente questo senso di gonfiore, di sazietà è una cosa che ti accompagna tutta la giornata, per cui è una cosa a cui bisogna prestare attenzione, perché purtroppo si può prevenire con questi, prestando attenzione quando si hanno questi sintomi, andare subito direi dal ginecologo per farsi visitare, fare tutte le analisi, perché non esistono degli screening, cioè il PAP, ecco. Il PAP test, che è utile per altre tipologie di malattie ginecologiche, non rileva assolutamente il tumore ovarico, cioè non ha nessuna, proprio non lo rileva, per cui ad oggi purtroppo non abbiamo nessuno screening che ci consente di vedere prima, cioè di vedere subito il tumore ovarico. Sì. E qual è il tipo di indagine che si può fare, che i ginecologi fanno per vedere insomma se si tratta di questa patologia? Bisogna fare un eco transvaginale che va a vedere chiaramente tutto l'apparato e vede nello specifico le ovaie. Però noi oggi ci battiamo proprio, uno, per dire di prestare molta attenzione a questi sintomi che magari sono fuorvianti, ma che però sì, nel caso specifico sono persistenti. Ecco, io poi ragionando su quando mi sono ammalata, io erano proprio, cioè mi accompagnavano tutta la giornata,
quindi all'inizio magari primi giorni puoi sottovalutare i primi 20 all'inizio, ma dopo sono talmente persistenti che vale la pena il gonfiamento. Ma questi sono sintomi comuni a tutte le persone che sì. sono colpite da questa patologia? Sì, all'esordio sì. Sì, il gonfiore alla pancia, questo senso di sazietà anche a stomaco vuoto, il bisogno frequente di urinare, eccetera, sì, sono sintomi che hanno tutti poi riconoscono di aver avuto. Sì. Le faccio un'altra domanda, dottoressa. Sì. Se nei controlli, quelli insomma che si dovrebbero fare periodicamente, anche una volta all'anno, due volte all'anno, dal proprio ginecologo, si può evincere attraverso l'ecografia, quindi se c'è questo tipo di problema? Se si fa questa, però lei sa meglio di me che quando si fanno i controlli di routine, di solito si fa il pap test, una visita ginecologica approfondita. Ma c'è un eco più generale, c'è tante cose magari specifiche, si fanno meno perché chiaramente, cioè, non, se no dovremmo fare tante cose, però appena ci sorgono questi diciamo sintomi un po' così particolari, perfetto, conviene. Chiaramente diverso è se uno ha una familiarità già pregressa per tumore alla mammella piuttosto che altre cose nella famiglia o altri tumori così, è chiaro che vale la pena fare questi controlli. Quindi l'invito è quello di comunicare, se si hanno questi sintomi, di comunicarlo al proprio ginecologo affinché possa procedere con le diagnosi, insomma, le ricerche del caso. Non sottovalutarli, insomma, sono sintomi da non assolutamente sottovalutare, perché è chiaro che prima lo scopriamo, cioè se lo riusciamo a scoprire in una fase iniziale, è chiaro che ci sono più possibilità, soprattutto di intervenire. Parleremo di questo fra pochissimo, dottoressa. Sì. Dobbiamo dare la linea alla regia, una piccola pausa, ritorniamo con voi a brevissimo. Stiamo parlando di tumore ovarico, lo stiamo facendo con la dottoressa Emanuele Bellet, vicepresidente nazionale di ACTO. Fra poco. Caffè Italia Radio.
A porte aperte. A porte aperte. Siamo di nuovo insieme. Insieme a me c'è la dottoressa Emanuele Bellet, vicepresidente di ACTO Nazionale, Alleanza contro il tumore ovarico. L'abbiamo invitata in A porte aperte perché si avvicina l'8 maggio, appunto, è la giornata mondiale sul tumore ovarico. Abbiamo voluto incontrarla per poterne parlare, per diffondere questa esistenza, l'esistenza di questa patologia che purtroppo non è così conosciuta. Diventa un ostacolo alla cura e alla diagnosi precoce. Allora, stavamo parlando della informazione, lei ha fatto accenno all'informazione, quindi attraverso le vostre realtà locali in tutto il mondo agite con delle campagne di sensibilizzazione e di informazione, giusto? Come sì. Fate? Allora, facciamo attraverso, opuscoli, attraverso delle attività, facciamo sempre anche delle attività residenziali o via web in questo periodo che non era consentito, insomma, farle in presenza. Siamo presenti sui social, quindi su Facebook, su Instagram, su Twitter. E poi cosa bisogna cercare? ACTO, diamo queste ACTO, indicazioni. Dobbiamo cercare ACTO nazionale oppure le ACTO regionali, ma se noi entriamo nella pagina Facebook di ACTO nazionale, poi lì ci sono le indicazioni anche delle altre regioni, delle nostre affiliate, quindi se uno a seconda poi della regione dove vive si può indirizzare sull'ACTO, perché chiaramente non ce le abbiamo in tutte le regioni, però nelle regioni più importanti le abbiamo, ci si può indirizzare lì, così ci sono anche magari delle campagne o delle attività più mirate a cui uno può partecipare, che sia la lezione di yoga, la lezione dello psiconcologo o altre attività che comunque aiutano, che supportano durante la malattia. E poi la cosa importante è che una volta che uno incappa purtroppo nella diagnosi di tumore ovarico, perché cerchiamo di fare queste campagne in prevenzione, però è chiaro che poi può succedere e ci ammaliamo ancora tantissime, perché in Italia ogni anno le nuove diagnosi sono circa 5.000, per cui siamo tante, e poi rivolgersi ai centri di eccellenza. Perché dico questo? Perché è molto importante, perché chiaramente i centri di eccellenza hanno una maggiore esperienza nel trattare il tumore ovarico, e nel nostro sito, dove adesso si trovano anche informazioni dal 2021 anche su tutti gli altri tumori ginecologici, oltre al tumore ovarico che è la nostra mission principale, c'è tutto l'elenco dei centri di eccellenza dove rivolgersi nelle varie regioni italiane, perché è chiaro. Perfetto, che il sito è ACTO, sì, ACTO. Perfetto. E poi lì ci sono anche numeri dove siamo contattabili, c'è un comitato scientifico, insomma, che ci supporta, quindi cioè noi facciamo l'attività di associazione di supporto, però chiaramente abbiamo per tutto quello che sono tutte le informazioni scientifiche, le brochure che vengono preparate, eccetera, abbiamo supporto dei clinici. Chiaramente. Quindi se si va in rete, questa è l'informazione che vogliamo dare a chi ci ascolta, se si va in rete e si cerca ACTO si trovano tutte le informazioni relative, può andare sul sito e si hanno tutte le informazioni del caso. È stata promossa dalla World Ovarian Cancer Coalition la giornata mondiale sul tumore ovarico nel 2013. La giornata mondiale è l'8 maggio, quindi si avvicina l'8 maggio, che è anche la festa della mamma, insomma. È un caso che sia stata fatta in quella giornata, vicino all'8 maggio, la ragione per la quale abbiamo invitato la dottoressa Bellet. Che cos'è questa giornata mondiale del tumore ovarico, dottoressa? Per noi è una giornata importantissima, perché quel giorno tutti nel mondo si fanno degli eventi, delle attività che vanno sempre a, nella direttiva della prevenzione, di parlare del tumore ovarico, perché noi nel mondo, noi donne, possiamo ringraziare tutto il supporto che ci ha dato Angelina Jolie, perché non ce lo potremo mai dimenticare, perché ha portato alla ribalta questo tumore e tutto quello che è collegato, le mutazioni genetiche, eccetera. E da lì
quella giornata, il 8 maggio, facendolo tutti insieme nel mondo, diamo più rilevanza. Noi quest'anno faremo una diretta, noi come Acto Nazionale, faremo una diretta Facebook proprio l'8 maggio, anche se è domenica, al pomeriggio, dove parleremo della qualità della vita legata a questa patologia, perché grazie alla ricerca scientifica, i passi avanti che comunque in questi anni sono stati fatti, un po' la malattia si cronicizza, abbiamo delle aspettative di vita un po' più lunghe rispetto a prima, perché chiaramente sono state scoperte delle mutazioni genetiche che quindi consentono delle cure più personalizzate. Questo ci consente di avere un'aspettativa migliore. Chiaramente poi c'è anche la qualità della vita di tutti i giorni. Noi quest'anno, proprio il nostro evento in diretta Facebook, quindi è un accesso pubblico, parleremo di tutte queste attività che tutte noi a livello nazionale e le regioni a noi affiliate hanno fatto in questo ultimo anno, in questi ultimi 2 anni, proprio a supporto e qualità della vita, quindi dall'attività del movimento all'attività dell'estetica, dell'oncoestetica, a tutta, non so, l'attività promossa all'interno delle carceri per fare prevenzione, cioè tutta una serie di attività che noi in questi ultimi anni, e soprattutto in questo ultimo anno, abbiamo fatto. Quindi ci sarà la presenza sia dei clinici in apertura, che chiaramente ci parlano del tumore ovarico, la presenza di tutte le presidenti di tutte le ACTO affiliate e la presenza fondamentale delle pazienti che raccontano la loro storia e le loro esperienze anche facendo queste attività, diciamo, collaterali a supporto della malattia. Quindi per Perfetto. Noi è una giornata importantissima, quindi se possiamo dare un altro messaggio, se avete voglia, tanto a Facebook ci si può collegare anche dal telefonino, anche se uno a fare una passeggiata eccetera può sentire, diciamo, alcune informazioni sul tumore ovarico, che poi sarà anche, insomma, una cosa abbastanza leggera, perché parliamo anche di tutte queste attività che stiamo facendo per la qualità della vita. Perfetto, noi di RC News, di Caffè Italia Radio, inseriremo nella presentazione di questo appuntamento di A Porte Aperte tutti i link che possono essere utili per le informazioni dal vostro sito all'appuntamento dell'8 maggio sulla vostra pagina Facebook. Intanto io ringrazio la dottoressa Emanuela Bellet per essere stata con noi e le auguro buon lavoro. Grazie a voi. A porte aperte. A porte aperte. A porte aperte. Thank you.
Italia Radio. Quindi ricordiamoci, nella giornata dell'8 maggio sarà possibile seguire in streaming questa, i lavori, diciamo così, le riflessioni e quanto c'è di nuovo da sapere su questo argomento e troverete, vi ricordo, tutti i dati e i riferimenti, i link necessari sulla, sia sulla pagina di sul sito di Caffè Italia Radio sia su quello di RC News. È sicuramente un argomento del quale, sebbene non si sia coinvolti, secondo me è bene saperne parlare, sapere che esiste, perché tal, così come abbiamo vinto all'interno della, dell'intervista alla dottoressa Bellet, i sintomi non sono così chiari e possono essere facilmente trascurabili, ecco, quindi è importante secondo me parlarne. Sì, vada, mi dica. No, va bene così, cioè abbiamo fatto, adesso vi voglio vorrei tornare al cinema. Vuoi tornare al cinema? E lì io ti ci riporto al cinema e riporto al cinema anche tutti voi cari ascoltatori di A Porte Aperte che ci state seguendo. Anzi Filippa, io direi che dobbiamo dire grazie. Che dici tu? Dai, vai. Dobbiamo dire grazie perché la prima puntata l'avete seguita e ci avete anche manifestato il fatto che vi sia piaciuta. Quindi ecco, noi andiamo avanti così con A Porte Aperte. Oggi abbiamo avuto un ospite, ne avremo altre e altri nelle prossime puntate, magari non in tutte, ma vogliamo proprio dare il senso di quanto abbiamo detto la scorsa volta, e cioè vogliamo parlare di qualsiasi cosa faccia parte del quotidiano, da ciò che è taciuto a ciò che invece è alla ribalta delle cronache, a ciò che è più intimo, che attiene alla sfera delle relazioni, le problematiche in genere, famiglia, casa, lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni giovedì alle 10, replica alle 18 e poi su Spotify, piattaforme di podcast e YouTube, Caffè Italia, RC News insieme. Filippa, andiamo al cinema, dai. Sì, andiamo al cinema, dai. Dove ci porti adesso? Allora, vi faccio vedere, per il tempo che abbiamo a disposizione, posso farvi vedere dei trailer. Vi faccio da Coming Soon, anche se parlerò di film che sono già usciti, sempre per pennellare di colore l'argomento malattie e mettere l'accento invece sul riscatto, sul lato positivo. Quasi Amici l'hai visto? Sì, che meraviglia! J'adore! Profumo, j'adore, così facciamo anche un po' di pubblicità. Anch'io ho adorato questo film, l'ho visto quattro volte. Omar Sy e François Cluzet. Omar Sy interpreta questo ragazzo che arriva dalle banlieue, dalle periferie più, diciamo, controverse e meno tranquille di Parigi, che si riscatta, uso sempre come vedi il termine riscatto, diventando il badante prima, passatemi l'espressione anche se non mi piace, e poi il quasi amico di questo signore tetraplegico. Quindi abbiamo da un lato Driss, che è il suo assistente, ecco, mi piace di più, e Philippe che è rimasto paralizzato dopo un incidente, se ricordo bene, in parapendio, e riuscirà a portare in parapendio, scusate, ho urtato il microfono, mi capita sempre, riuscirà a portare in parapendio anche il suo assistente Driss, che non brilla esattamente per coraggio, e
nasce una storia di amicizia bellissima, in cui si intrecciano altre storie, le inquietudini della figlia di Philippe, Driss che si invaghisce dell'assistente, di una delle assistenti di Philippe, che è LGBT, e quindi c'è questo gioco sull'equivoco. Lui capisce? No, non capisce, lo capirà alla fine, eppure non perde la speranza. E poi il riscatto. Driss fa di tutto perché Philippe incontri questa donna con la quale ha un rapporto puramente epistolare, non virtuale, cara Filippa, proprio carta e penna, te lo ricordi? Sì, esattamente, io poi sono molto romantica, estremamente romantica, quindi queste cose proprio mi inviti a nozze. Infatti. Facendo una riflessione, Dario, in questo film, anche in questo film, cioè se là c'era uno spaccato della relazione donna-donna, qua c'è uno spaccato della relazione uomo-uomo, cioè l'hai fatta apposta. Sì, perché a volte si fa fatica, invece io apprezzo moltissimo tutte quelle forme d'arte, e vi includo anche la pubblicità, dove non mi ricordo se sia la pubblicità della Coca-Cola o di cos'altro, l'amore è rappresentato in tutta la bellezza delle sue forme di espressione. Quindi c'è l'amore fra etero, ci sono i rapporti LGBT, ci sono i rapporti di amicizia, ci sono i rapporti di amicizia fra adulti, ci sono i rapporti di amicizia fra bambini, ci sono grandi storie di amicizia fra grandi e piccoli, e credo che a queste storie si debba dare evidenza. Tu cosa ne dici? Dico che stai facendo un assist per la prossima puntata degna della tua grandeur. Ok, io aspetto sempre che tu mi dica se devo indossare lo smoking per questa o per l'altra delle puntate che faremo. L'altra volta tu, lo smoking, va bene, ho capito, dobbiamo provvedere. Ma perché, scusa, perché? L'avevamo detto nella prima puntata che avremmo dovuto offrire ai nostri ascoltatori l'esperienza di un ascolto con noi in abito da sera. Ah, ok. No, ma la prossima non lo so, dipende dall'argomento. La prossima non si presta, secondo me. Cioè. La prossima spazia dal capello lungo e la coroncina di fiori, tornando agli anni della cultura hippie, fino a atmosfere esotiche, spiagge assolate, un tramonto, un crepuscolo che conquista lui, si avvicina a lei. No, lo smoking no. Parleremo di smoking quando chiederemo l'abito lungo e quando magari ci dedicheremo, che ne so, a qualche cosa tipo la notte degli Oscar, ma ormai è andata per quest'anno. Va bene, Davide Donatello, boh, non lo so, vediamo. Cara Filippa, il nostro tempo volge al termine. Sì, ma io avevo un altro film qui come asso nella manica, ma ne parlerò in una delle prossime puntate. Va bene, troverai modo, ne sono certa, guarda, conoscendoti. Io la cosa che volevo aggiungere prima di andare via, Dario, è tu hai straordinariamente bene parlato di che cos'è A Porte Aperte, ma la cosa che mi piaceva aggiungere è che nella nostra intenzione c'è di affrontare quegli argomenti come abbiamo detto volta scorsa, no? Nella scala dei grigi, cioè non esiste per noi soltanto il bianco e il nero, ma esiste veramente una scala incredibile di grigi, e noi vogliamo andare in questi spazi proprio perché l'individuo è multisfaccettato, i pensieri sono multiformi e non c'è la lavagna dei buoni e dei cattivi, dove vogliamo incardinare il nostro pubblico, visto che siamo dei comunicatori, almeno noi questo non lo vogliamo, ci tenevo a dirlo. Hai fatto benissimo. Da queste parti, in casa di Filippa, a RC News in particolare, siamo soliti dire prima l'ascolto. Questa è A Porte Aperte, un programma che facciamo noi
ma nel quale vogliamo ascoltare voi, che ci mettiate in concreto nelle condizioni di farlo o che semplicemente ci facciate intuire ciò di cui volete sentir parlare qui. Ogni giovedì alle 10, replica alle 18, poi su tutte le piattaforme di podcasting e su YouTube con Filippa Dolce e Dario Albertini. Riapriremo le porte giovedì prossimo. Ciao a tutti. Non le chiudiamo affatto. Ciao. Ciao. E l'ultimo chiuda la porta. A porte aperte. A porte aperte. A porte aperte. Una produzione RC News Caffè Italia.